distorsione delle immagini, calo della vista, perdita della visione centrale. Sono questi i sintomi principali della degenerazione maculare legata all'età. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, questa patologia è la prima causa di cecità legale e ipovisione negli ultrasessantenni nei paesi industrializzati e la sua incidenza è destinata a crescere nei prossimi anni a causa del progressivo invecchiamento della popolazione. Accendere i riflettori sulla degenerazione maculare legata all'età, promuovere l'informazione sulla malattia e favorire la diagnosi precoce sono gli obiettivi della campagna Salva la Vista, ospitata a Macerata. È una malattia invalidante per la vista. Esistono due forme, una forma secca e una forma umida. Nella forma secca si ha un decadimento lento e progressivo della capacità visiva del paziente. Nella forma umida c'è un'insorgenza improvvisa e il paziente se ne accorge perché incomincia a vedere distorto e pian piano compare una macchia scura al centro del suo campo visivo. Si può curare oggi questa malattia? Allora, per quanto concerne la forma secca, attualmente non ci sono terapie in grado di arrestarla. Ci sono degli accorgimenti che si possono prendere per ritardarne la comparsa o rallentarne l'evoluzione. E sono la protezione dalla luce del sole con degli occhiali particolari che filtrano le radiazioni più dannose, che sono le ultraviolette e la luce blu, e una dieta ricca di antiossidanti. Per quanto concerne invece la forma umida, esiste una vera e propria terapia medica. E nelle Marche abbiamo la possibilità di diagnosticare attraverso gli esami OCT e fluorangiografia precocemente la malattia e per quanto concerne appunto la forma neovascolare, la forma umida, abbiamo la possibilità di curarla sia con la terapia iniettiva e supportata anche dalla terapia fotodinamica.